Ciao a tutti e bentornati su Nissa SMR, anche oggi nuovo video. Oggi volevo leggere insieme a voi il libro che abbiamo iniziato un po' di tempo fa, L'assassino, il prete e il portiere di Jonas Jonasson. Allora, in questo specifico video ho pensato di parlare un po' in soft spoken, alternandolo anche un po' all'inaudible, al whispering, ma soprattutto soft spoken, un po' per variare. Che spesso faccio in audible oppure il classico whispering e mi andava un pochino di cambiare, di sperimentare un pochino. Spero che questa idea vi piaccia. Se siete nuovi sul canale io vi do il benvenuto e vi invito ad iscrivervi. Posto video spesso, solitamente il martedì, il giovedì e la domenica, talvolta però può variare, ma diciamo che 2 o 3 volte a settimana ci sono di solito. E nulla, se volete poi supportarmi potete lasciare un like ed un commento. Inoltre nella bio, cioè nella descrizione volevo dire, ci sono sempre i link per le donazioni PayPal oppure per la Amazon Wishlist, se vi va di supportare dal punto di vista qualitativo, diciamo, il canale. E comunque vi ringrazio anche semplicemente per aver cliccato su questo video. Allora, io direi di iniziare. Siamo arrivati al capitolo 3. Per assumere velocemente, per chi non avesse visto gli altri video, quindi i primi 2 capitoli, non è successo granché. C'è la storia raccontata del protagonista, un protagonista che comunque ha vissuto una storia difficile, ha dovuto andare via di casa, ha lavorato, insomma, in vari posti. E tra questi posti è arrivato comunque a gestire la reception a un hotel che precedentemente non aveva buona fama, ma che adesso si è reinventato. Comunque non è frequentato da persone, diciamo, benestanti o comunque da classiche persone che frequentano gli hotel, quindi persone in vacanza eccetera, ma da personaggi un po' particolari, tra cui, tra l'altro, non ricordo il nome, ma comunque sì, ecco, Anders l'assassino, ecco. E poi c'è un incontro fuori dall'hotel, quando faceva la sua pausa pranzo domenicale, con una suora, con una prete donna, non una suora, quindi un prete donna, un po' particolare, che ammette di non credere e di compiere, diciamo, di essere prete, un po' per volere della famiglia. E nulla, diciamo, questo è il tutto. Il prete donna le diciamo chiede al protagonista di poter magari, se aveva una stanza in più in questo hotel, da offrirle. Vediamo che succede. Al pastore fu assegnata la camera numero 8, proprio accanto a quella di Anders l'assassino, ma a differenza del secondo, a cui per Persson non aveva mai avuto il coraggio di chiedere di pagare, la nuova ospite doveva anticipare l'equivalente di una settimana, prezzo standard. In anticipo, ma sono gli ultimi soldi che mi restano. Motivo in più perché non vengano sperperati. Posso improvvisarle su 2 piedi una preghiera assolutamente gratis. Magari le cose andranno a posto, replicò il responsabile della reception. In quel momento fece il suo ingresso un uomo che indossava una giacca di pelle, gli occhiali da sole e aveva la barba incolta. Sembrava la parodia di un gangster, probabilmente lo era. Senza salutare, chiese dove poteva trovare John Anderson. Dopo essersi stirato, il responsabile della reception rispose che non erano informazioni di pubblico dominio sapere chi risiedeva o no alla pensione Punta Lago. In quell'albergo era una questione d'onore tutelare l'integrità e la privacy dei propri ospiti. Vedi di rispondere alla domanda, altrimenti ti mozzo l'uccello, rispose l'uomo nella giacca di pelle. Dov'è che tieni Anderson, l'assassino? Camera 7, disse per Persson. L'intimidatore sparì lungo il corridoio. Mentre lo seguiva con lo sguardo, il pastore si chiese se ci fosse qualche guaio in vista. Forse il responsabile della reception pensava che lei avrebbe potuto fare qualcosa in qualità di sacerdote. Per Persson non pensava proprio niente, ma non ebbe il tempo di dirlo perché l'uomo dalla giacca di pelle era già di ritorno. Anders l'assassino è disteso sul letto completamente sbronzo. So bene com'è capace di reagire quando la cosa migliore è lasciarlo lì tranquillo. Prenditi cura di questa busta e tagliala quando si sveglia. Salutalo da parte del conte.
nient'altro? Domandò per Person. Sì. No, digli che lì dentro ci sono 5.000 corone e non 10.000 perché hai eseguito il lavoro soltanto a metà. L'uomo della giacca di pelle se ne andò. 5.000 corone. 5 che in realtà avrebbero dovuto essere 10. E adesso toccava al responsabile della reception spiegare la differenza all'uomo probabilmente più pericoloso di tutta la Svezia. A meno di non delegare tutta la faccenda al pastore, che si era appena resa disponibile a offrire i propri servizi. Anders l'assassino, commentò lei. Allora esiste per davvero? Non è soltanto qualcosa che hai detto tanto per dire. Un'anima perduta, preciso il responsabile della reception. Molto perduta, in effetti. Con grande stupore di quest'ultimo il pastore si chiese se quest'anima così perduta fosse dal punto da rendere moralmente sostenibile il fatto che lei, responsabile della reception, prendesse in prestito una delle sue banconote da 1.000 in modo da saziarsi per bene in qualche bel localino nelle vicinanze. Per Person, lei chiese che razza di sacerdote fosse e sarà in grado di uscirsene con una proposta del genere. Dovette riconoscere che il pensiero era allettante, per quanto esistesse un motivo per cui Anders l'assassino veniva chiamato proprio in quel modo. O tre, se il responsabile della reception ricordava correttamente. Un'accetta in una schiena, una fucilata in faccia e una gola squarciata. La questione sulla fattibilità di prenderlo in prestito di nascosto e solida ampliore omicida fu interrotta sul nascere perché nel frattempo l'interessato si era svegliato. Col momento stava arrancando verso di loro lungo il corridoio con i capelli arruffati. Sede, esclamò. Oggi mi devono consegnare dei soldi, ma non sono arrivati e quindi non ho spiccioli per pagarmi la birra né da mangiare. Mi potresti prestare 200 corone dalla cassa? Era una domanda, ma non più di tanto. Anders l'assassino dava per scontato di trovarsi all'istante con due banconote da 100 in mano. In quel momento il pastore fece un mezzo passo in avanti. Buongiorno, esordì. Mi chiamo John Kielander. Prima ero un pastore al servizio della chiesa protestante svedese. Adesso invece soltanto un sacerdote nel senso più ampio del termine. I preti sono solo una manica di... sentenziò Anders l'assassino senza degnarla di uno sguardo. Questo riconferma che l'arte della conversazione non era il suo lato più forte. Poi continuò a rivolgersi al responsabile della reception. Mi dai soldi o no? Non concordo pienamente con quello che lei ha appena affermato, intervenne John Kallender. Sicuramente esiste anche tra i rappresentanti della mia categoria qualcuno di simile, ma io non sono tra dovevano essere 10.000. Cosa ne hai fatto delle altre, figlia di un prete? Appena sveglio, in balia dei postumi dell'alcol, il proremicida fulminò John Kielander con un'occhiata assassina. Per Person, che non desiderava affatto che si commettesse l'omicidio di un pastore nella sua reception, aggiunse in tutta fretta e nervosamente che il conte aveva detto che le 5.000 corone corrispondevano a un pagamento parziale dal momento che il lavoro era stato eseguito soltanto a metà. Il responsabile della reception, il sacerdote che si trovava accanto a lui, non soltanto gli ambasciatori innocenti di quel messaggio, sperava che questo Anders l'assassino lo capisse. John Kielander si mischiò nuovamente. Quel figlia di un prete non le era piaciuto per niente. Si vergogni, esclamò in modo così deciso che Anders l'assassino fu quasi sul punto di farlo. Il pastore continuò chiedendogli come avesse potuto pensare che a lei, il responsabile della reception, fosse mai venuto in mente di appropriarsi dei suoi soldi. Figuriamoci, e visto che stiamo finiti sull'argomento, colgo l'occasione per chiederle se Anders l'assassino sarebbe disposto a prestarci per qualche giorno una di quelle magnifiche banconote da 1.000 corone, o ancora meglio per una settimana. Per Person rimase allibito. Prima il pastore voleva impossessarsi dei soldi contenuti nella busta appartenenti ad Anders. L'assassino, senza che lui ne fosse a conoscenza, poi non era riuscito a farlo arrossire di vergogna perché l'aveva accusata proprio di quello. E adesso si era lanciata una specie di trattativa per farsi prestare del denaro dal proprio omicida. Era priva di qualsiasi istinto di sopravvivenza. Non era in grado di capire che stava mettendo a repentaglio la propria vita e la sua. Disgraziato, avrebbe dovuto darle una manica di botte prima che il proprio omicida fosse riuscito a commettere qualche gesto dell'esito più permanente. Come prima cosa bisognava cercare di ricucire qualche altro pasticcio che le aveva impastito. Anders l'assassino si era seduto su una sedia, confuso dal fatto che il prete, che nella sua mente criminale, gli aveva rubato i soldi. Adesso gli aveva appena chiesto di prestargli quello che non era ancora riuscito a portargli via. Da quanto ho capito, secondo Anders l'assassino, gli hanno pregato 5.000 corone, giusto? Domandò per Person, sforzandosi di
di assumere un atteggiamento cameratesco. L'interpellato annuì. In questo caso devo ribadire fermamente che né io né il pastore, forse il più singolare di quasi tutta la Svezia, abbiamo preso i soldi. Ma se posso fare qualcosa, qualsiasi, per facilitare la situazione di Anders l'assassino, non esiti a comunicarmelo. Se posso fare qualcosa, sono parole pronunciate spesso da chi lavora nei settori che offrono servizi, ma senza che necessariamente significhino davvero qualcosa. Ecco perché l'effetto fu ancora più allarmante quando Anders l'assassino le prese la lettera. Sì, grazie, rispose con voce stanca. Recupera le 5.000 corone scomparse, così evito di fare un macello. Per Persson non aveva nessun desiderio di mettersi alla ricerca del conte, l'energumeno che lo aveva minacciato di fargli qualcosa di brutto a una delle parti del corpo a cui teneva di più. Il solo fatto di incontrare nuovamente quell'uomo era già una cosa terribile in sé. Figuriamoci poi per pretendere da lui del denaro. Il responsabile della reception era già profondamente preoccupato quando sentì il pastore affermare: «Certamente». «Certamente», ripete terrorizzato. «Bene», esclamò Anders l'assassino, che aveva appena sentito pronunciare due «certamente» di fila. «Sì, è ovvio che Anders l'assassino avrà il nostro aiuto», continua il pastore. «Noi della pensione Puntalago siamo sempre a disposizione. In cambio di una modesta ricompensa siamo pronti a rendere più semplice la vita di un killer e filibustieri. Sotto questo punto di vista, il Signore non fa differenza tra le persone. O forse sì, comunque torniamo. In così poco tempo che non era riuscito a starle dietro. Oltretutto il fatto che fosse un sacerdote non faceva che complicare ulteriormente le cose. Da quando aveva capito, lei intendeva suggerire una qualche forma di collaborazione. Di solito quel genere di cose andavano a finire male, ma poteva almeno stare ad ascoltarla. Non era obbligatorio che in tutte le situazioni si cominciasse prendendo a botte la gente, anzi, era evidente che spesso era meglio farlo alla fine. Fu così che Anders l'assassino si mise a spiegare loro in cosa consisteva l'incarico che aveva eseguito. Non aveva ammazzato nessuno, se quello era quello che pensavano. No, per carità, sarebbe un po' difficile uccidere qualcuno a metà, vero? Considerò il pastore. Anders l'assassino spiegò che aveva deciso di smettere di accoppare la gente dal momento che il prezzo da pagare era troppo alto. Se fosse successo un'altra volta, non sarebbe più tornato a piede libero fino all'età di 80 anni. Era appena uscito di carcere e non aveva ancora fatto in tempo a trovarsi una casa che già gli erano pervenute numerose richieste. La maggior parte venivano da persone che in cambio di compensi davvero allettanti desideravano sbarazzarsi di nemici e conoscenti. In altre parole, si trattava di omicidi, proprio quello verso cui Andres l'assassino non era più portato. O forse non lo era mai stato, anche se poi le cose erano andate come erano andate. Oltre all'esecuzione di accordi contrattuali già stabiliti, gli era capitato anche qualche di genere più modesto, come quello in questione. Si trattava di spezzare tutte e due le braccia a uno che aveva comprato una macchina dal committente, nonché conoscente di Anders, cioè il conte. Il tipo si era portato via l'auto, ma quella sera stessa si era giocato a blackjack tutto il denaro destinato all'acquisto invece di saldare il suo debito con il conte. Il prete non sapeva che cosa fosse il blackjack e non rientrava nei passatempi con cui si intrattenevano i suoi ex fedeli durante i momenti di svago successivi alla messa domenicale. Esisteva invece la tradizione, alquanto divertente, di giocare a volte a Shanghai. Quello che invece si chiedeva era come fosse andata a finire la faccenda dell'acquisto della macchina. Quindi il tipo si è preso la macchina senza pagare. Anders l'assassino spiegò come funzionava l'unica parte legale di quel genere di trattative commerciali all'interno delle cerche più illegali di Stoccolma. Nel caso specifico si parlava di una Saab di 9 anni, ma il principio era identico. Ottenere dal conte un prestito di un paio di giorni non era mai un problema. Capi cominciavano quando non venivano restituiti i soldi, decorsi i termini di pagamento. E inizialmente i problemi erano tutti del debitore e non del creditore. Tipo un braccio spezzato? Sì, o due,
sdraiato a terra e piangolava. Ho notato che a volte non penso con la stessa velocità che vorrei. Quando poi entrano in scena alcol e pasticche, allora non penso proprio, per quanto mi pare di ricordare. Il pastore si era focalizzato su un dettaglio del suo racconto. La tua mamma te lo ha detto per davvero, che dentro di te è un cuore di marzapane. Anche per Person si era chiesto la stessa cosa, ma attendendosi alla strategia che aveva deciso di applicare, cioè confondersi il più possibile con la parete della reception, rimase in silenzio. Sì, rispose Anders l'assassino, fino al momento in cui le ha spaccato tutti i denti. È successo subito dopo che papà è schiattato a forza di bere. Da allora non ha più detto molto, perlomeno di comprensibile. Il pastore se ne uscì con un paio di suggerimenti su come fosse possibile risolvere i conflitti familiari senza spaccarsi i denti a vicenda, ma concluse dicendo che ogni cosa andava affrontata a suo tempo. Adesso voleva riassumere quello che aveva raccontato Anders all'assassino per vedere se aveva capito giusto. Il suo ultimo datore di lavoro pretendeva uno sconto del 50% partendo dal presupposto che Anders l'assassino aveva spezzato lo stesso braccio due volte, invece di romperne due, ognuno una sola volta. Anders l'assassino annuì, se lei intendeva dire che il 50% era l'equivalente della metà del prezzo stabilito. Sì, era proprio quello che lei intendeva dire, prima di aggiungere che quel conto era proprio un pezzente. Dunque, il pastore e il responsabile della reception erano pronti ad aiutarlo. Dal momento che il responsabile della reception non la contraddisse, le continuò. In cambio del 20% di provvigione ci recheremo dal conte allo scopo di farlo ragionare, ma questo è solo l'inizio. La nostra collaborazione diventerà interessante soltanto quando passeremo alla fase 2. Anders l'assassino si sforzò di capire quello che gli aveva appena detto col prete. Un mucchio di parole e una strana percentuale, ma prima che l'avesse avuto il tempo di chiedere in che cosa consistesse la fase 2, il pastore l'aveva anticipato. La seconda fase implicava il fatto che la piccola attività di Anders l'assassino si espandesse sotto la guida del pastore e di quella del responsabile della reception. Un lavoro discreto nel campo delle pubbliche relazioni per aumentare la cerchia dei clienti, un listino prezzi ad hoc per evitare di perdere tempo con quelli che non avevano la possibilità di pagare, e norme etiche ben chiare. Il pastore registrò che il volto del responsabile della reception era sbiancato e che adesso aveva lo stesso colore di quello del frigo a cui aderiva, mentre Anders l'assassino aveva perso il filo. Decise di non aggiungere altro, in modo che uno riprendesse a inalare ossigeno e all'altro non venisse in mente di mettere in azione le mani invece del cervello. Devo comunque lodare Anders l'assassino per la sua bontà d'animo, riprese. Pensare che la piccina se l'è cavata senza neanche un graffio. Il regno dei cieli e dei bambini, ne abbiamo già testimonianza nel Vangelo di Matteo, capitolo 19. Ah sì, davvero? Disse Anders l'assassino, dimenticandosi che una frazione di secondo prima aveva deciso di spaccare tutto, a cominciare dal tipo che non spiaccicava parola. Il pastore annuì con aria pia, evitando di aggiungere che qualche riga più sotto, sempre nello stesso Vangelo, c'era scritto anche che non si deve uccidere, che bisogna amare il prossimo come se stessi. E, a proposito dei denti spaccati, che bisogna onorare la madre e di conseguenza anche il padre. L'ira che si era dipinta sul volto di Anders l'assassino prese a sbollire. Quando se ne accorse per Person, osò ricominciare a credere in una vita futura, cioè che sia lui sia il pastore sarebbero sopravvissuti a quella conversazione con l'ospite della camera 7. Non soltanto riprese a respirare, ma riacquistò anche l'uso della parola e contribuì al successo dell'operazione, riuscendo in qualche modo a spiegare ad Anders l'assassino che cosa fosse il 20%. L'omicida si scusò dicendo che in galera era diventato un maestro nel contare gli anni, ma sulle percentuali conosceva soltanto quelle relative alle gradazioni alcoliche, che per il cuore si aggirava sui 40 e che per quelli prodotti illegalmente nelle cantine di privati era anche molto più alta. Da alcuni verbali della polizia era emerso che quando si impasticcava spesso tranguggiava contemporanea una combinazione fatta di superalcolici comprati regolarmente e che aveva una gradazione alcolica intorno ai 38 gradi, a cui andavano aggiunti quelli distillati abusivamente in casa, che invece ne facevano 70. Non bisognava sempre credere ciecamente a ciò che c'era scritto in quelle scartoffie, ma se per una volta quelle carte avevano ragione, non era poi così tanto strano che le cose fossero andate a finire come erano andate, con un tasso alcolemico nel sangue pari al 108, senza contare l'effetto delle pasticche. Ispirata dall'atmosfera positiva che pareva si stesse consolidando, il pastore promise che il fatturato dell'attività di Anders l'assassino sarebbe raddoppiata, minimo, a patto che lei stessa e il responsabile della reception avessero avuto carta bianca su come agire in qualità dei suoi rappresentanti. In contemporanea per Person estrasse intelligentemente due birre dal frigo della reception. Anders l'assassino si scolò la prima e mentre stava per attaccare la seconda decise di aver compreso a sufficienza quello che gli era stato esposto. Ma sì, va bene.
Poi con pochi sorsi veloci ingollò anche la seconda birra, rotto e chiese scusa prima di porgere simbolicamente due delle cinque banconote da 1000 esistenti, dicendo: si parlava del 20%, no? Le altre tre se le infilò nel taschino della camicia, mentre comunicava che era ora di andare a consumare la colazione e pranzo insieme nel locale dietro l'angolo di cui era ospite fisso e che quindi non aveva più tempo per discutere d'affari. In bocca al lupo con il conte, disse sulla soglia prima di sparire. Allora, il capitolo è terminato, io direi di fermarci qui, continueremo con il quarto la prossima volta. Se siete arrivati fino a questo punto del video, io vi ringrazio e ditemi se questo soft spoken e questo alternarsi un pochino con whispering e inaudible vi è piaciuto. In questo caso, se vi va, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e lasciate un like e un commento per supportarmi. Come sempre, ripeto, in descrizione ci sono i link per donazioni PayPal e per l'Amazon Wishlist se vi va di supportare dal punto di vista della qualità questo canale. Noi ci sentiamo in un prossimo video. Ciao!